In attesa di conoscere il futuro di coach Vincenzo Esposito e di alcuni giocatori, si è aperto uno spiraglio per una intrigante partecipazione ad una Coppa Europea. Fermo restando il posto in Eurolega a Milano, i 5 probabili ingressi diretti fra Eurocup 2 e Champions League 3, resterebbe vacante un posto ai preliminari della stessa Champions, quella che ha visto Venezia protagonista fino alle Final Four per intenderci. Un'eventualità che potrebbe anche interessare Pistoia, settima classificata e quindi la prima ad essere chiamata in causa. La società del presidente Maltinti sta valutando l'opzione. Il termine per la preiscrizione scade il 21 giugno. Intanto lunedì pomeriggio centinaia di tifosi biancorossi hanno salutato la squadra ringraziandola per l'ottimo campionato. Invecchiando si diventa anche più sentimentali e sì, veramente è un giorno triste, pensando che da domani alcuni giocatori non li rivedrò più perché magari gli americani tornano, vanno in un'altra nazione, magari l'italiano è più facile. Qualcuno rimarrà, qualcuno lo rincontrerà strada facendo, ma veramente per me è triste, sì. È stata un'annata splendida, è stato bello viverla insieme perché la partita mezza e mezza sembrava quasi che quest'anno avessimo difficoltà a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi, invece è stata un'annata splendida, sia i giocatori, l'allenatore, lo staff, il pubblico, la stampa. Un paio di fotografie, una cosa più bella che ti è rimasta impressa e una magari un pochino meno bella di questa stagione? Più brutta sono stati i due infortuni sicuramente, il primo di Torto e l'ultimo di Teddy, che a me quando un ragazzo si fa male proprio mi dispiace davvero, ma non mi dispiace tanto per la squadra, perché l'ultima cosa che penso per il ragazzo, perché insomma Teddy dovrebbe fare gli europei, sicché si deve operare. Queste sono sicuramente le cose più brutte, sicuramente la cosa che ti salta all'occhio più volentieri è stato il canestro dall'altra parte di Petro, che veramente ti ha fatto saltare, sembrava quasi impossibile, quel pallone non arrivava mai e poi vedere la vicina che forse ci andava, è stata veramente una cosa carina, poi sicuramente non la più importante, ma insomma una cosa simpatica.